Buonasera. Riprendiamo la seduta. La parola al segretario comunale per l'appello, grazie. Buonasera. Aiosa, Antonioli, Boccia, Caponi, Chittò, Cremonesi, De Noia, Di Stefano, Feltrin, Franciosi, Gianvecchio, La Miranda, Landucci, Lanzoni, Nossa, Pastorino, Pennasi, Pietra, Romagnello, Sbardella, Teormino, Tittaferrante, Torraco, Tremolada, Vavassori. Allora risultano 16 consiglieri presenti e 9 assenti. Ah, c'è il consigliere Lanzoni presente, quindi siamo in 17. L'assemblea è costituita, la seduta è aperta. Come assenze giustificate mi risulta il consigliere Gianvecchio, che c'è un'assenza giustificata. Come prassi, tre scrutatori, Torraco, Cremonesi e De Noia. Grazie. Allora, come da programma, io darei subito la parola all'assessore Montrasi per illustrare gli emendamenti che sono collegati alle delibere che stasera andremo a votare. Però per la votazione verranno votati quando si arriverà alla rispettiva delibera. Prego, la parola all'assessore Montrasi. Sì, grazie, buonasera a tutti. Partirei dall'emendamento più complesso, che è più articolato, perché è più complesso, che è quello che si intitola Approvazione Programma Triennale dei Lavori Pubblici 16-18, che va insieme all'approvazione del bilancio di previsione relativi allegati e l'emendamento a questa delibera. Sono, diciamo, come dire, gemelli questi emendamenti, perché uno recepisce gli emendamenti al piano delle opere e l'altro allinea il bilancio a quello che si decide di fare rispetto alle opere. Quindi li tratto praticamente insieme perché sono collegati. Cosa cambia nel piano delle opere e con che soldi e in quale modalità vengono finanziate le opere che cambiano. Allora, questo è un emendamento che era già stato anticipato nella commissione, in seconda commissione, quando abbiamo parlato appunto del piano delle opere pubbliche. Ovviamente sono state presentate anche le cose che modificavano il piano delle opere pubbliche rispetto a quello approvato, adottato dalla Giunta a novembre del 2015. Gli emendamenti sono molti, alcuni più tecnici, altri diciamo più collegati all'operazione più politica della diversa destinazione della rinegoziazione dei mutui. Quindi di fatto gli emendamenti al piano delle opere pubbliche sono di tre tipi. Alcuni modificano le fonti di finanziamento delle opere, alcuni modificano le opere nella loro scansione temporale e le adeguano anche alla riorganizzazione che è stata fatta nell'ente, uno in particolare, aumenta lo stanziamento per alcune opere, in particolare per la gestione del verde.
Quindi la modifica delle fonti di finanziamento avviene in alcuni casi, che sono l'emendamento 1, 2, 3, perché erano state allocate in maniera erronea negli anni 17, nel 2017 e 2018 alcune fonti di finanziamento, e quindi le abbiamo omogeneizzate rispetto alla, insomma, anche alla delibera di rinegoziazione, eccetera. Mentre l'intervento 4 finanzia un'opera che era inizialmente finanziata dalla rinegoziazione con trasferimenti immobiliari, e così le altre. Gli emendamenti invece rispetto alla modifica delle opere, nella diversa scansione delle opere nel tempo, come è stato detto, sono quelle che riguardano le esumazioni nei cimiteri cittadini e la manutenzione delle strade. Si tratta di slittamenti esclusivamente tecnici dell'impegno di spesa, che non pregiudicano in alcun modo la effettiva realizzazione delle opere. Poi c'è una diversa distribuzione delle risorse su alcuni capitoli che sono passati attraverso la riorganizzazione da una direzione a un'altra, e quindi c'è un allineamento sul tema delle manutenzioni degli immobili pubblici piuttosto che residenziali, piuttosto che non residenziali. E poi l'ultimo è l'aumento dello stanziamento per il verde di 200.000 euro sia per il 2016, per il 2017 e per il 2018. E ripeto, l'altro emendamento guarda queste modifiche dal punto di vista del bilancio. Procedo con l'emendamento avente per oggetto approvazione del bilancio di previsione 16-18 relativi allegati in relazione alla proposta di consiglio 266 del 5 aprile 2016 avente ad oggetto approvazione del bilancio di previsione eccetera eccetera. Si propone di aggiungere all'ultima pagina allegati la seguente previsione, e riguarda il programma delle acquisizioni. Mi sto riferendo a questo emendamento. Questo è un emendamento di natura tecnica che ci serve a gestire in via transitoria il periodo che va dall'approvazione del nuovo codice degli appalti, di freschissima appunto approvazione, fino all'emanazione di tutti i decreti, norme attuative, eccetera, eccetera. Siccome c'è un passaggio che dice che tutti gli enti devono avere un programma delle acquisizioni ben stabilito per tutti gli appalti di valore maggiore a 40.000 euro, che sono ovviamente tantissimi nel nostro caso, si propone transitoriamente, nell'attesa di capire un po' meglio come questo programma vada effettivamente fatto, di definire come programma per l'ente gli stanziamenti di bilancio nel macroaggregato di spesa 103 acquisto di beni e servizi. Quindi questo è un emendamento, diciamo così, ponte, nell'attesa di avere una migliore definizione di quello che la legge chiede di fare rispetto a questo tipo di programmazione. Anche l'emendamento che io vedo numerato col numero 3, che è collegato sempre alla delibera del bilancio di previsione relativi allegati, riguarda l'entrata, questo, che è entrata anno 2016 al titolo 5, tipologia 400, altre entrate in conto capitale, aumento dello stanziamento di 32.000 euro, spesa anno 2016, aumento dello stanziamento di 32.000 euro. Questo è un emendamento che ovviamente non modifica gli equilibri di bilancio, pari entrata e pari spesa, ed è un emendamento collegato all'offerta migliorativa di chi si è aggiudicato la concessione dei posteggi del comune, perché
offre al Comune appunto questi 32.000 euro, di cui 12.000, scusate, 20.000 per il miglioramento della sicurezza stradale, della viabilità e piccole opere appunto collegate alla manutenzione delle strade, e 12.000 per poter acquisire da Rete Civica Milanese uno strumento che facilita i rapporti e la partecipazione dei cittadini quando ci sono appunto da avviare delle consultazioni, dei sondaggi, delle modalità di coinvolgimento e comunicazione, inizialmente pensato appunto per quello che riguarda le modifiche viabilistiche o appunto la predisposizione di materiale per informare meglio i cittadini su questo tipo di modifiche. Quindi un emendamento tecnico, diciamo, che recepisce l'acquisizione di queste risorse che sono finalizzate a questi obiettivi. Grazie. Aspettiamo. Abbiamo anche due ordini del giorno. Il primo è stato presentato dal gruppo consigliare Sesto nel Cuore e l'altro a firma dei gruppi di maggioranza, quindi direi di illustrare l'ordine del giorno collegato alla delibera numero 15, che viene illustrato dalla consigliera Titta Ferrante, se non sbaglio. Il tuo. Grazie. Sì, allora mi scusi, consigliere Titta Ferrante, quindi illustrerà prima quello che ha presentato ieri e poi, che è collegato alla stessa delibera, illustra tutte e due, poi andiamo in votazione quando arriviamo al punto 15. Prego. Buonasera a tutti. L'ordine del giorno che abbiamo presentato, il primo, riguarda la materia delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione. O meglio, la contabilizzazione delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione. Faccio una premessa breve. Il rilascio del permesso di costruire da parte di un'amministrazione comunale comporta per il privato la corresponsione degli oneri di urbanizzazione. A scomputo degli oneri si possono realizzare delle opere a seguito di convenzioni urbanistiche. Nella commissione avevo posto la domanda: come vengono inserite le partite degli oneri di urbanizzazione, sia che essi siano monetizzati o a scomputo con opere, all'interno del bilancio? La risposta è stata che le opere a scomputo entrano in bilancio quando sono compiute, entrano nello stato patrimoniale andando ad aumentare il valore complessivo del patrimonio. Ne consegue che l'evidenza in bilancio c'è soltanto quando le opere sono realizzate, e non nel momento in cui avviene il rilascio del permesso, nel momento in cui nasce l'obbligazione giuridica. Seguendo una logica di trasparenza, il bilancio deve rilevare tutte le transazioni poste in essere da un'amministrazione pubblica, anche se non determinano flussi di cassa effettivi. Le transazioni infatti possono essere monetarie, nel caso si scambiano mezzi di pagamento o attività o passività finanziarie, o non monetarie, quindi trasferimenti, conferimenti di beni, permute, opere di urbanizzazione a scomputo di contributi di urbanizzazione. Il valore delle opere a scomputo, quindi, deve essere rilevato ed esposto in bilancio, in una voce che va stornata una volta che le opere sono realizzate, attribuendo come contropartita
il maggior valore del patrimonio. Sono poste che quadrano e che lasciano traccia degli impegni che i terzi prendono con l'amministrazione comunale. Le opere hanno una temporaneità di esecuzione, la cui definizione si perfeziona con la realizzazione, il collaudo e la consegna dell'opera. Se non si realizzano tutte le opere, ci deve essere una motivazione. Facciamo un esempio. Se il privato ha 1.000 di oneri e gliene vengono computati 800 in opere, di questi 800 non c'è raffigurazione negli impegni di bilancio. Se si deve realizzare una strada, è solo nella convenzione. Il rispetto della convenzione e che le opere si facciano a regola d'arte è un'attività che viene svolta solo dal settore che fa gli accordi. Inoltre, se i lavori ultimati corrispondono al valore accordato nella convenzione, i famosi 800, o se il valore dei lavori realizzati sia inferiore o superiore, non sono dati rilevabili nel bilancio. Converrete con me che ci sono delle incertezze sia di governo che di trasparenza, ma anche di conformità della legge. Riporto quanto stabilito dal decreto legge 118/2011, che sulla base del nuovo ordinamento conseguente all'armonizzazione dei bilanci dice nel paragrafo 1 dell'allegato 4/2 che la contabilità finanziaria deve rilevare tutte le transazioni poste in essere da una pubblica amministrazione e ciò vale anche se le transazioni sono non monetarie. In quest'ultimo caso le registrazioni contabili sono costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio della stessa amministrazione. Coerentemente con questo principio, gli oneri sul costo di costruzione destinati al finanziamento delle opere a scomputo sono entrate accertate nell'esercizio in cui avviene il rilascio del permesso, riporto la legge, e imputate nell'esercizio in cui la convenzione e gli accordi prevedono la consegna e il collaudo delle opere. Anche la spesa per le opere a scomputo è registrata nell'esercizio in cui nasce l'obbligazione giuridica, quindi sia le entrate che le uscite, sia i costi che, ovvero nell'esercizio del rilascio del permesso e in cui sono formalizzati gli accordi o le convenzioni che prevedono la realizzazione delle opere, con imputazione all'esercizio in cui le convenzioni e gli accordi prevedono la consegna del bene. Di conseguenza, la rappresentazione nel bilancio di previsione di entrate per permessi da costruire destinate ai finanziamenti di opere a scomputo è possibile solo nei casi in cui la consegna delle opere sia prevista dai documenti di programmazione, il DUP, il piano delle opere pubbliche. In considerazione di tutto ciò, chiediamo che il Consiglio Comunale impegni il Sindaco e la Giunta a rappresentare nel bilancio di previsione le entrate per permessi da costruire destinate a finanziamento per opera scomputo degli oneri di urbanizzazione. E inoltre chiediamo di prevedere la consegna delle opere a scomputo nei documenti di programmazione. Terzo punto, chiediamo di rilevare il debito pari al valore del bene e contestualmente l'entrata corrispondente allo scomputo degli oneri. Grazie. Grazie Ditta Ferrante. La parola al Sindaco per dichiarazione in merito. Prego. Grazie Presidente, io credo che questo ordine del giorno sia assolutamente accoglibile, quindi lo farò mio ed è anche molto utile per l'amministrazione comunale, perché è vero che nei bilanci non compaiono mai, non vengono rendicontati questi lavori, e invece anche per un'amministrazione comunale è un'opportunità in più per far comprendere, far vedere, materialmente descrivere alla città che non è, c'è soltanto quello che si fa con i pochi soldi che ci sono, ma c'è anche il molto che a volte si riesce a fare con il contributo appunto degli oneri a scomputo. Quindi non è tanto un dovere di legge, per noi è veramente una grande opportunità per rendere noto alla città le tante cose in più che vengono fatte e che nella, come dire, quadratura
molto scevra del bilancio come oggi rischia di impoverirsi anche il nostro dibattito politico, la rappresentazione e, come dire, anche la costruzione della città che vogliamo. Quindi io lo faccio mio. Grazie. Grazie al sindaco. Grazie. Allora, visto, do ancora la parola per illustrare il secondo che ho presentato. Prego. Dunque, noi in una commissione consiliare avevamo trattato il valore della cessione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree indivise della cooperativa edificatrice Nuova Torretta. Ultimamente ci sono arrivate delle mail dai soci assegnatari che chiedono, hanno fatto tutta una serie di richieste che meritano approfondimento. Quindi chiediamo, con un ordine del giorno che mi sembra già condiviso dalla maggior parte dei consiglieri, chiediamo di poter esaminare l'argomento nella commissione consiliare competente. Grazie. Grazie. Se non ci sono interventi su questo ordine del giorno, passiamo all'altro. Ah, una dichiarazione del sindaco, prego. Sì, io vorrei dire una semplice cosa. Quest'ordine del giorno, per il quale l'amministrazione comunale ovviamente non ha nulla in contrario a passare in commissione, lo ritengo un po' strumentale, per il semplice motivo che ci sono talmente tante firme che tranquillamente potete chiedere la commissione. Quindi chiedetela e vi verrà data, suppongo. Allora si potrà fare, grazie. Speriamo a breve. Lo votiamo? Ha chiesto no, puoi spegnermi per favore? Ha chiesto la parola la consigliera Pennasi, prego. Sì, grazie Presidente. Io sono arrivata adesso e stavo giusto parlando col mio capogruppo di questa cosa. La firma che non è stata apposta proprio perché avevamo bisogno di un attimo per capire di cosa si trattava e ragionare sulla commissione. Io non ho nulla in contrario. Se viene votato questa sera, ma basta che me lo chiediate come succede normalmente, formalmente con le tre firme o anche informalmente come facciamo tra di noi di solito, e ci vediamo in commissione appena troviamo una data utile. Per me non c'è problema, assolutamente. Grazie. Grazie a quest'ordine qui. Manca solo la firma del PD, quindi se il capogruppo la vuole apporre, va bene. Quindi non lo mettiamo in votazione. Per cortesia. Per cortesia. Vabbè, comunque. Questa. Per cortesia. Quindi. Scusate, non è un problema. Va in votazione, punto. Passiamo ad altro. L'altro ordine del giorno, la strada presentata dai gruppi di maggioranza. Chi lo illustrerà? Lo illustra? Prego. Sì, no, scusi, Presidente, non ho capito. Lei ha detto che va in votazione quello precedente e mi aspettavo che si votasse quello precedente. Dopo? Pardon, allora. Stasera. Allora. Lasciamo perdere. Scusate, allora, per essere sintetico e spero altrettanto chiaro, in realtà l'ordine del giorno che mi vede come primo firmatario, in realtà raccoglie, mi piacerebbe parlare al Consiglio Comunale e non al microfono, che magari mi dà più soddisfazione, però vabbè, non è. Allora, stavo dicendo, l'ordine del giorno che mi vede come primo firmatario cerca di raccogliere una preoccupazione che ho tentato appunto di spiegare nel mio sicuramente tedioso intervento nella prima sera di dibattito, ovvero la difficoltà, cerca di tradurre la difficoltà che un'amministrazione comunale si trova ad avere quando sostanzialmente vengono modificate, come dicevo quella sera, le regole del gioco mentre la partita in realtà è in atto. In questo caso
lo sappiamo, abbiamo scoperto, perdonatemi, appunto mentre gli uffici, l'assessore della partita, gli assessori tutti, no, la giunta tutta stava lavorando una difficile operazione di scrittura di questo bilancio, abbiamo scoperto appunto, no, cammin facendo, in itinere, appunto, che alcune voci importanti sostanzialmente che vanno a finanziare le entrate appunto del bilancio comunale venivano profondamente modificate. Dico profondamente, poi nella mia dichiarazione di voto spiegherò anche il perché, perché ieri sera poi si è ironizzato sulla cifra dei 750.000 euro da parte appunto di qualche consigliere, dicendo che sul totale, no, del nostro bilancio rappresenta una percentuale residua. Poi chi ironizzava appunto su quella cifra diceva che però con i 250.000 euro del bilancio partecipato si potevano fare tanti interventi in favore delle famiglie che in questo momento sono in emergenza, no, sociale ed economica. A maggior ragione mi permetto di dire, se si possono fare tanti interventi con 250.000 euro, scusatemi, qui ce ne sono tre volte tanto, quindi non è una variabile di poco conto. Quindi nel momento in cui un ente di prossimità come il Comune è chiamato ad affrontare una domanda sociale così impegnativa, così pressante, trovarsi, no, da un giorno all'altro, scusatemi, forzo, cioè concedetemi questa iperbole, da un giorno all'altro si trova a dover fare i conti con voci, no, in ingresso modificate, beh, l'operazione di costruzione di questo bilancio non è poi così agevole. Quindi questa prassi di intervenire modificando, ripeto, in itinere le regole del gioco mi sembra assolutamente assurda e pericolosa da questo punto di vista, anche perché lo abbiamo discusso in queste due sere, ci ha costretto a fare, scusatemi, davvero delle magie, no? Nel senso, a trovare difficili equilibri nelle voci di bilancio. Dicevo nel mio intervento, noi siamo stati costretti a dirottare sostanzialmente quanto eravamo riusciti a guadagnare nella rinegoziazione dei mutui, appunto per coprire, scusatemi, questo delta negativo che si viene a generare. E perdonate, il senso di quella rinegoziazione, la sostenibilità di quella rinegoziazione, ce lo siamo detti, stava nella possibilità di intervenire, no, in spese, no, in conto capitale, quindi di investimento, che alla lunga, quindi nel termine temporale di, no, prolungamento dei mutui, sarebbero stati ripagati magari con la nostra capacità di intervento appunto sul territorio. Così sostanzialmente ci è impedito di fare questa operazione. Allora, questo ordine del giorno vuole da un lato denunciare questa impossibilità di poter lavorare. Nel dibattito l'altra sera, appunto, a qualche consigliere appunto ripeteva che dobbiamo operare con la saggezza del buon padre di famiglia, no? Che sa fare i conti. Beh, provate a pensare se nel bilancio di ciascuno di noi all'improvviso dovessimo scoprire che le nostre entrate, no, vengono modificate. Perlomeno un atto di panico in ciascuno di noi, no, scatta immediatamente. Io da padre di famiglia, appunto, di padre di due figli, beh, qualche preoccupazione dovessi scoprire che una parte consistente delle mie entrate viene messa in discussione, beh, qualche problema questo me lo genera. Quindi da questo punto di vista è evidenziare un modo di operare che onestamente trovo, scusatemi, davvero lesivo dell'ente locale. Io parlavo appunto di un rapporto di reciprocità tra amministrazione centrale e amministrazione locale, senza la quale onestamente è impossibile lavorare. D'altro canto, chiudo, Presidente, si riconosce positivamente lo sforzo fatto in fase emergenziale, perché appunto i dati sono usciti all'improvviso, nonostante questo appunto siamo riusciti a conservare appunto livelli dignitosi appunto nei servizi. Quindi c'è sicuramente un atto di denuncia, perché questo non è un modo di operare, e dall'altro un apprezzamento per le fatiche, no, che la Giunta e gli uffici hanno davvero elargito generosamente. Grazie. Grazie al consigliere Feltrin.
anche se non ci sono interventi su quest'ordine del giorno. Ha chiesto la parola come gruppo Movimento 5 Stelle, prego. Grazie Presidente, Francesco. In realtà avrei, pur trovando il testo condivisibile, vorrei capire quali sarebbero le sedi opportune dove, visto che appunto qua si parla, ho capito, ma volevo sapere da chi ha proposto l'ordine del giorno quali ritiene che possano essere le sedi opportune per poter dar mandato al Sindaco per discutere questa cosa. Grazie. Chiesto la parola come gruppo PD. Rispondo alla consigliera per quello che penso possa essere utile. A parte che facciamo affidamento sul buon senso del sindaco, ma per esempio potrebbe essere ANCI l'ambito nel quale i comuni possono far sentire la loro voce in maniera coordinata per esporre le preoccupazioni che diceva il consigliere Feltrin al governo e appunto far presente la posizione dei comuni, non solo del comune di Sesto ma dei comuni in generale, perché questa è una problematica che affligge tutti e quindi ottenere una risposta qualificata. Grazie, allora anche quest'ordine del giorno verrà, lo votiamo quando si arriverà alla delibera numero 15. Adesso andiamo avanti con la replica da parte dell'amministrazione comunale. Interviene prima l'assessore Innocenti, prego. Buonasera, grazie Presidente, grazie consigliere e consiglieri per il dibattito di questi giorni che, pur se con alcune punte di polemica politica, sono stati per me interessanti e utili, nel senso che costringono, e credo giustamente, a un lavoro di analisi e vaglio critico su ciò che è stato pensato e messo in essere finora e nei prossimi mesi. La consigliera Landucci, che stasera però non c'è, ha dipinto la Giunta come uno scuolo di pronipoti poco capaci e attenti a un'eredità importante e gloriosa che si trovano a maneggiare. Le consigliere Franciosi, Aiosa, Tittaferrante hanno parlato di una città amministrata senza visione, quindi senza capacità politica, che è appunto la capacità di vedere e costruire ciò che ancora non è. Quasi tutti poi, dai banchi della minoranza, hanno in qualche misura ridimensionato, come faceva notare adesso il consigliere Feltrin, i noti problemi economici e finanziari e di ricorrenti e imprevisti tagli ai bilanci delle amministrazioni comunali. Ecco, io darei due sole citazioni di contesto. Uno dei più grandi storici del Novecento, Eric Hobsbawm, ha definito età dell'oro il periodo fra il 46 e il 73 per tutto il mondo. Una fase, cioè, per alcuni aspetti straordinaria di espansione, crescita, ricchezza diffusa, quella in cui si è costruito buona parte del patrimonio sportivo, per esempio, e sociale anche della nostra città, dalla Carmen Longo, ieri sera tanto citata, a Bibbona. Quasi tutti gli storici ed economisti sostengono purtroppo che quella in atto dal 2008 ad oggi sia la più grande crisi del capitalismo dalla sua nascita, superiore anche a quella del 29, ed è la nostra età, quella in cui ci troviamo ad amministrare noi. Il contesto serve per capire, non giustifica certo né mancanza di visione o incapacità politica, però serve per capire. E infatti io credo che a questa giunta, di cui faccio parte, non manchino né visione né capacità. E come è giusto parlerò adesso di ciò che compete le mie deleghe. Visione. Io credo che la nostra visione sia Sesto, città dei diritti, città della cultura, città della solidarietà e della coesione sociale. E a questa visione sono seguiti una serie di fatti che elencherò in maniera molto sintetica. In ambito di associazionismo e partecipazione democratica, revisione dell'albo, dello sportello delle associazioni, razionalizzazione messa online sul portale, creazione dell'assemblea delle associazioni, di cui naturalmente devo ringraziare per il buon funzionamento tutte le associazioni, il comitato esecutivo, il presidente Bonfanti, casa delle associazioni del volontariato, il cui regolamento è già stato approvato, come noto, e apertura della casa nel settembre 2016. Sesto altruista, primo comune a gestire un portale del volontariato flessibile di nuova generazione. Nuova sede della UTE, una delle più importanti istituzioni culturali della città, una sede più centrale, più comoda, completamente accessibile, inaugurazione prevista entro settembre 2016 con un sentito ringraziamento ai Lions di Sesto. Bilancio partecipativo, che come ricordava l'altra sera il consigliere Nossa, prima di tutto intende creare relazioni, partecipazione, senso di appartenenza e di responsabilità. Cultura.
È stato citato giustamente Carro Ponte. Carro Ponte è un grande e importante evento di cultura e socialità che ha trasformato un luogo bellissimo, certo, pieno di storie e di memoria, ma potenzialmente a rischio degrado e devianza, in una location prestigiosa conosciuta in tutta Italia. Lo scorso anno circa 400.000 presenze. Ma Carro Ponte è anche una grande impresa che dà lavoro a tanti lavoratori dello spettacolo, non solo ai grandi nomi che tutti conosciamo, ma anche, così come anche lavoratori di imprese cooperative del settore enogastronomico. Come ogni impresa ha in sé costi, ricavi e potenziali rischi. Tanto per dirne un'arena estiva di circa 4 mesi ha ad esempio l'incognita climatica, che può essere terribile e in alcuni anni lo è stata. Compito dell'amministrazione è far sì che questa impresa si mantenga sostenibile, perché ciò che essa dà al nostro territorio ha un valore politico enorme. Cultura, socialità, aggregazione, per ogni fascia d'età, ma soprattutto per i più giovani, che sono a noi particolarmente cari, dato che su di loro si costruiscono le generazioni. Ma altre grandi imprese, permettetemi, il settore cultura ha compiuto con visione e capacità, compresa quella di fare molto e bene in scarsità di risorse. Il riattamento e rilancio del MIL come polo museale, culturale e spazio polivalente, naturalmente grazie alle risorse di Fondazione Caripro, molto ben gestite dal settore cultura. E il progetto Spazio Arte e Spazio Aperto, che ha dato nuova vita a un luogo importante e bello della città, finora non pienamente utilizzato. Adesso il calendario di Spazio Arte, che potete vedere in questo libretto, è talmente fitto che qualcuno, scherzando, mi ha fatto notare che non si trova più un weekend da affittare neppure a Ferragosto. Pari opportunità e chiudo. Pari opportunità sono politiche di eguaglianza sostanziale, a partire dalle differenze però, che costituiscono ognuno di noi come individuo singolo. Moltissime cose abbiamo fatto, non vi tedierò, e ancora faremo, ma voglio chiudere con una che secondo me dà il senso di una visione nuova di città. Tuttavia questa città è un progetto di rigenerazione urbana per rendere la qualità della vita in città migliore e per rendere ciascuno di noi cittadino attivo, cioè non solo per segnalare cosa non funziona, cosa importantissima, ma soprattutto per diventarne curatore, prendendosene cura. E grazie a questo progetto sono stati restituiti alla città spazi come il sottopasso Roma Marelli, il microgiardino del Bucrossi, la stazione di Sesto FS, il muro di Cinta e la Campari e adesso nei prossimi mesi la nuova sede della UTE e la casa delle associazioni. Una città quindi che si vive come rete di relazioni in cui ciascuno mette a disposizione della comunità ciò che sta nelle sue disponibilità, per alcuni solo la sua forza lavoro, per altri qualche euro, per alcuni molti euro, per il bene collettivo, riconoscendo in questo che il bene collettivo e anche il suo. Grazie. Grazie all'assessore Innocente. Adesso parla l'assessore Bernardi. Prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Il dibattito di questi giorni l'ho trovato ricco di spunti, ma anche limitante da un certo punto di vista. È stato un dibattito dove per molti versi, e lo dico anche con una punta sì di polemica, dove per molti versi sia dalla minoranza che dall'opposizione che fa il suo mestiere, ma anche dai banchi della maggioranza, si sono messi in fila tanti aspetti negativi e tante contraddizioni che sono in essere rispetto alle scelte che si fanno in un bilancio e rispetto alle scelte che fa un'amministrazione. Quello che mi sconforta da un certo punto di vista è che se è vero, come in alcuni casi si è detto, che manca una visione di città, mettere in fila tutte le negatività senza poi darne una ricaduta politica in termini di proposte di visione alternativa, perdonatemi, come dire, vengo da una scuola politica dove mi dicevano sempre che se c'è un problema o porti una soluzione o sei parte del problema. Allora, molte volte ho visto mettere in fila tanti aspetti negativi e, parafrasando un altro vecchio adagio, va tutto male, madama la marchesa. Però su una proposte alternative reali, concrete e di visione concreta di un altro tipo di città ne ho sentite poche. Detto questo, però, ci sono alcuni aspetti sui quali vorrei fermarmi un attimo, portati da alcuni consiglieri, anche qui di maggioranza e di minoranza. Un tema su tutti, Bibbona. Allora, questa amministrazione comunale, secondo me, ha avuto il merito di portare all'evidenza lo stato di fatto dell'arte della casa di vacanza di Bibbona, producendo un documento
che oramai è nel dibattito pubblico da un po' di tempo, che ci rimanda uno stato ammalorato e di situazione veramente grave della casa di vacanze. Ora, si è aperto un dibattito che, fuori dall'ipocrisia, ho anche alimentato io, dove però, come dire, adesso si riscopre, e anche qui lo dico con amarezza, un bene comune che fino adesso era sottaciuto, finché questa amministrazione non ha detto: ragazzi, questo è lo stato della vicenda. Allora io su questo chiedo a tutti di non continuare, ma veramente, una narrazione epica di questo luogo. Questo luogo è un bene comune, ma questo luogo va rilanciato con una politica seria e realista. Questa amministrazione ha introdotto un percorso serio e realista. Se ce n'è uno altrettanto serio e realista, che venga fuori. Però non si continui a dire che questo posto è un bene comune dei sestesi, un bene comune che va preservato, benissimo, e però poi si continua a dire che in quel posto si può andare tranquillamente. Così non è. Bisognerà compiere scelte che non sono scelte di svendita, e ahimè neanche di vendita, perché è invendibile il luogo, però delle scelte anche forti che questa amministrazione nei prossimi mesi farà. Mi spiace che la consigliera Landucci non ci sia stasera, ma mi spiace per le parole che ha detto sul PEBA e sul piano dell'eliminazione delle barriere architettoniche, che tra l'altro non è ancora entrato nel piano delle opere, perché verrà proposto con una delibera di consiglio. Allora, non si vogliono magicamente abbattere tutte le barriere architettoniche di Sesto San Giovanni, però dotarsi di uno strumento di questo tipo, lo dico molto esplicitamente, è un atto di buona politica. Lo facesse questa amministrazione o lo facesse un altro tipo di amministrazione anche di un altro colore. Perché è un atto di buona politica che non solo risponde ai bisogni dei soggetti fragili di questa città come di altre città, ma perché è doveroso, perché ci dà uno strumento non solo per avere una mappatura, ma per mettere a sistema, con tutti i limiti e con anche i limiti economici che si possono avere, però la possibilità di cominciare, se non altro, a progettare opere importanti da questo punto di vista in questa città. Un altro aspetto che volevo sottolineare, la consigliera Titta Ferrante adesso ha presentato anche un ordine del giorno, è quello rispetto alle cooperative edificatrici. Allora, è evidente che la materia merita non soltanto due battute, chiaramente, però stiamo attenti quando pensiamo che l'amministrazione in questo caso non abbia fatto fino in fondo il suo mestiere. Allora, noi adesso dobbiamo avere un ritorno rispetto ai criteri e alle deliberazioni che sono state a stragrande maggioranza, però stiamo attenti. Perché anche questo è un punto che le deliberazioni dei consigli dei soci delle cooperative. Allora, adesso abbiamo stabilito dei criteri, ci sono state delle deliberazioni, deve esserci un ritorno, perché chiaramente l'ultima parola rispetto ai criteri e come sono stati recepiti spetta all'amministrazione. Però anche qui ho sentito un dibattito dove in sottofondo si pone il problema di una gestione poco chiara. Non è così, non mi riferisco specificatamente all'intervento della consigliera Titta Ferrante, però anche questo tipo di narrazione sta venendo fuori. Ho chiuso. Grazie. Grazie, ma il tempo è tiranno, come si dice. La parola all'assessore Iannizzi, prego. Grazie Presidente. Io entro direttamente nel merito, che i miei colleghi insomma hanno già introdotto e contestualizzato insomma quello che è le risposte che l'amministrazione questa sera vuole dare. Allora, i temi che i consiglieri e le consiglieri hanno ampiamente trattato ieri nei loro interventi sono
diversi, almeno quelli che riguardano le mie deleghe. Uno tra tutti è decisamente, insomma, quello più importante e sentito, è sicuramente quello dell'igiene urbana, rispetto al quale appunto ci si dice che siamo ancora fermi, non abbiamo ancora firmato il contratto e non è ancora partito il servizio. Allora, giusto per essere chiara, visto che poi ieri l'ho detto fuori microfono alla consigliera Landucci, allora ribadisco che il contratto del Comune di Sesto con Area Sud per il servizio di igiene urbana è stato firmato ed è stato firmato ieri mattina. E che dal 1 giugno, quindi, Area Sud subentrerà ufficialmente a Core nella gestione del servizio di raccolta dei rifiuti e di pulizia delle strade e dei marciapiedi. Quindi questo per fare chiarezza rispetto a quello che era, come dire, uno dei temi più sentiti ieri. Mi spiace veramente che non ci sia la consigliera Landucci, perché poi ieri ha fatto un intervento molto lungo sul tema del trodotto e come dire, volevo innanzitutto, poi ci ascolterà probabilmente o risentirà il Consiglio Comunale, quindi ci tengo veramente comunque a risponderle, a rassicurarla innanzitutto sul fatto che mio fratello 2 sere fa era a casa sua, fortunatamente, con i miei nipoti e i suoi figli e sua moglie, e che non era in Consiglio Comunale a venire a lamentarsi con l'amministrazione e con me, in particolare sull'elettrodotto. Quindi questo volevo rassicurarla, perché poi l'ho sentito subito, gli ho detto: dove sei? Sono a casa. Il portavoce del comitato, che rispetto al quale la consigliera Landucci, insomma, ha notato quella che lei ha chiamato confidenza con me, forse dimostra, insomma, questo atteggiamento, proprio il fatto che il portavoce mi dava del tu, e come gli davo del tu anch'io, visto cosa che è stata appunto trovata e rimarcata dalla consigliera, è proprio dovuto al fatto che da quando ci siamo insediati io ho ricevuto il comitato sottocorno non saprei neanche quante volte. Tante volte l'ho ricevuto, ogni volta che mi hanno chiesto un incontro, ogni volta che c'era un aggiornamento, da quando sono arrivata, senza mai tirarmi indietro. Li ho visti decine, decine di volte. Forse questo, come dire, dimostra anche il grado no, poi di fiducia, forse, o di confidenza, insomma, che la consigliera ha richiamato. Questo perché l'ho fatto? Perché da prima, insomma, dall'inizio, quello che abbiamo voluto fare è ovviamente comprendere il problema che l'associazione Sottocorno ci ha portato, analizzarlo, incontrarci più e più volte per definire anche insieme le strategie possibili. Forse quindi l'atteggiamento del portavoce rende evidente, al contrario, il fatto che la sottoscritta è dalla parte dei cittadini e cittadine, come tutta la giunta e il sindaco, e dalla parte soprattutto della tutela della salute dei cittadini e cittadine. Questo forse il comitato lo ha capito. Quindi di questo, come dire, visto che il comitato lo abbiamo conosciuto, almeno io, quando mi sono insediata, come dire, ritengo quello che la Landucci mi ha detto in realtà un complimento. Nel merito, come ho già detto anche durante l'incontro, e anche la consigliera, come gli altri capigruppi, c'era, quello che abbiamo fatto fin dall'inizio, nel momento in cui ci siamo insediati, è affrontare il problema dell'elettrodotto, chiedendo, dopo aver ascoltato ovviamente il comitato, agli enti preposti, perché è a loro che noi dobbiamo rifarci, quindi significa ad ARPA, ASL, insieme al Comune di Milano, con il quale siamo arrivati ad un tavolo condiviso, ovviamente, che ci ha portato insieme in questo percorso, insieme anche al comitato. Ovviamente tutti gli accertamenti del caso abbiamo chiesto. Mi riferisco ad ARPA, che ha ovviamente fatto tutte le indagini, che hanno dato risultati, insomma, che hanno dimostrato di essere nella norma, di essere tutto nella norma, e ovviamente ad ASL, dal quale in realtà avevamo già un'indagine epidemiologica quando siamo arrivati. Quando ci siamo insediati io ho ereditato un'indagine epidemiologica che ASL ci aveva presentato, ma non ci siamo accontentati, nonostante ce l'avessimo già, l'abbiamo letta e l'abbiamo ritenuta poco significativa, per cui abbiamo, insieme al comitato, insieme al Comune di Milano, richiesto un'altra ulteriore indagine epidemiologica, proprio per avere maggiori informazioni e maggior contezza dell'argomento e della problematica di cui si stava parlando. Anche disponibili, come credo tutti sappiate perché lo abbiamo detto più e più volte in Consiglio Comunale, a pagare l'indagine epidemiologica, esattamente come abbiamo pagato anche lo studio di fattibilità per l'interramento dell'elettrodotto.
Ora aspettiamo i dati e sulla base di questo ci muoveremo, perché al momento, certo è, quello che non ci si può chiedere è di muoverci senza avere dei dati che ci dicano qual è la situazione, perché altrimenti se lo facessimo qua tutti ci verreste a dire che ci stiamo muovendo senza sapere esattamente dove siamo. Quindi quello che stiamo facendo è esattamente questo. Rispetto agli altri temi, insomma, che non approfondisco troppo perché in realtà sono stati trattati anche in altri consigli comunali che mi hanno chiamato in causa, il taglio dell'erba, la pulizia, insomma sulla pulizia delle strade abbiamo già detto. Rispetto al taglio dell'erba semplicemente voglio, come dire, sottolineare che il taglio dell'erba è iniziato, è sotto gli occhi di tutti, ovviamente il tempo di andare avanti in tutta la città. Rispetto agli omini rossi, come li chiamiamo, ma poi finisco, che dire, l'ho detto mille volte, insomma, stanno continuando il lavoro in maniera efficace, e questo non mi viene detto soltanto da consigliere o consigliere di maggioranza, ma mi viene detto anche dai cittadini e dai cittadine che mi chiamano e mi scrivono per complimentarmi. Poi se, come dire, invece voi trovate sempre tutto sporco anche nei giardini, non so veramente in che città stiate passeggiando. Grazie. Grazie all'assessore Iannizzi. Adesso parla l'assessore Perego, prego. Grazie Presidente, grazie consiglieri. Inizio con qualche risposta ai consiglieri e parto da quella che è stata, secondo me, il passaggio meno politico ieri e anche umanamente più difficile e più sgradevole. Faccio riferimento all'intervento della consigliera Landucci in merito a una vicenda quanto dolorosa e direi anche estremamente delicata. La consigliera Landucci ieri, più o meno tra le righe, ha detto che sostanzialmente, a fronte di tutta la questione sulla vicenda bando della refezione scolastica, io ho detto che la colpa di questo sarebbe stato del direttore del settore. In quella seduta dei capigruppo in cui abbiamo voluto condividere lo stato delle cose, la domanda che mi è stata rivolta è stata chi fosse il responsabile del procedimento dal punto di vista tecnico. La risposta è il dottor Capodieci. Io non ho parlato di colpa, né mai mi sarei potuta permettere di parlare di colpa nei confronti di una persona che per me è stato un fidatissimo collaboratore. Quindi, consigliere La Miranda, lei ha forse fatto un errore dato magari da una lettura frettolosa dei dati rispetto alla gestione degli asili nido. Parlava di appunto una spesa di 1,5 milioni di personale esterno. Personale esterno a cui fa riferimento non sono educatrici che integrano il nostro personale, ma sono i servizi ausiliari di pulizia, cucina, cioè le ausiliarie che operano negli asili nido e che fanno capo, sono all'interno dell'appalto Sodexo, quindi è un servizio già esternalizzato, quindi non sarebbe una cifra che si andrebbe a risparmiare esternalizzando gli asili nido come fa riferimento lei, come a cui appunto faceva riferimento lei. Detto questo, quello che ho apprezzato dell'intervento del consigliere La Miranda, pur essendo su posizioni politicamente opposte appunto alle mie, è quello che comunque proposte sono arrivate proposte che non sono quelle da me condivisibili, da questa giunta condivisibile, come dal Partito Democratico delle proposte e dei suggerimenti sono arrivati rispetto alla, appunto, al bilancio, rispetto a interventi che si possono fare, e di questo mi sento di ringraziare. Altri consiglieri forse sono su una posizione molto più ideologica. Sì, c'è questo non basta, aggiungiamo questo, dimostrando sostanzialmente di non avere minimamente consapevolezza dei tempi in cui ci troviamo e del fatto che governare significa scegliere. Consigliere Nossa, questione CDD, francamente lo devo dire, a me cadono le braccia. Domani sono 2 mesi che è passata in consiglio la delibera del CDD. Dopo 2 mesi viene riproposta l'interrogativo, la questione a cui in tutti i modi, in tutti i luoghi abbiamo provato a darle risposta rispetto al minutaggio insufficiente. Io credo non valga la pena nemmeno qui di stare a rispiegarlo, perché credo che non ci sia peggior sordo di chi non vuole sentire. Allo stesso modo mi sento di respingere da parte dei consiglieri di opposizione, ma anche da parte di qualche consigliere di maggioranza, l'attacco al sistema di welfare, alle politiche sociali e ai servizi che
cadrebbero a pezzi, così come è stato detto, o un sistema di servizi che sarebbe smantellato pezzo a pezzo, salvo poi elogiare interventi di avvio di nuovi servizi come il centro antiviolenza, a cui il settore sociale insieme alle pari opportunità stanno lavorando alacremente e che dal 1° giugno, appunto, da giugno-luglio, sarà attivo a livello sovraterritoriale, sovraambito. Non si tratta di un sistema di servizi che cade a pezzi, lo dice il rapporto Cergas-Bocconi. Noi spendiamo pro capite 189,51 euro. Siamo il terzo comune in Lombardia che spende di più per spesa sociale. La media di spesa sociale pro capite in Lombardia è 134 euro. E non c'entra la gestione diretta degli asili nido, perché tolta la spesa relativa agli asili nido ci attesteremmo sui 150 euro pro capite, che significa comunque ben al di sopra della media regionale. Mantenere il sistema dei servizi non era una scelta scontata. Non è una scelta scontata per chi deve fare i conti con il bilancio. Tutto il Consiglio Comunale ha riconosciuto appunto una situazione di bilancio per gli enti locali difficile. Non solo abbiamo mantenuto il sistema di servizi, ma abbiamo avviato anche l'apertura di nuovi. Ne abbiamo discusso qua, il centro socio-educativo, il centro antiviolenza, appunto sul modello di Mangiagalli, che sorgerà al Bassini, di cui avremo modo di parlare in commissione consigliare, fino ad arrivare alle piccole cose come l'attivazione di un servizio che è durato tutto quest'anno, dei sabati appunto in giocheria, che si tratta di piccola cosa, ma si tratta pur sempre di cose nuove e servizi nuovi. Quindi non solo il mantenimento dei servizi, ma l'apertura e l'avvio di altri. E l'abbiamo fatto in due modi. Da una parte collocando più risorse nell'ambito del welfare. Pensate al sostegno sulla disabilità. Ogni anno sono state aumentate le risorse sul sostegno alla disabilità. Chiudo anch'io. In un altro modo, razionalizzando le risorse, in qualche modo andando a rivedere la spesa sociale. Cito qua l'esempio dei contributi economici. Primo comune in Italia che con gli utenti in carico paga appunto le utenze tramite CRS, riducendo al minimo i contributi in denaro. Ecco, io credo che le scelte le abbiamo fatte, anche quella di mantenimento. Governare significa scegliere e io rivendico il coraggio di questa scelta. Grazie all'assessore Perego. Adesso la parola al vice sindaco Rivolta. Grazie, buonasera. Per essere breve dirò che faccio mia la premessa dell'assessora Innocenti, ma semplicemente per il fatto che ogni tanto le discussioni mi sembrano avulse dalla realtà e dai contesti in cui si vive, e questo non porta a offrire soluzioni significative o contributi positivi che possano portare appunto a risolvere i problemi che la nostra città vive. A proposito dello sport e dell'idea per cui quello che sta avvenendo è un po' a macchia di leopardo, io credo che, come diceva appunto l'assessore Innocenti, noi abbiamo ereditato un grosso patrimonio, un grande patrimonio di impianti sportivi, costruito in un'epoca sicuramente più florida, e come amministrazione comunale, a partire dal momento in cui ci siamo insediati, e quindi non dal sottoscritto, ma da parte dell'assessore Cagliani, si è cominciata fondamentalmente un'azione che ha puntato sul protagonismo delle associazioni sportive e dei gestori degli impianti. Vorrei ricordare a tutti quanti la grande polemica che ci fu rispetto all'affidamento del Boccaccio Pertini. Credo che se qualcuno di voi ha tempo e voglia e si rega al Boccaccio Pertini, da solo potrà verificare quello che quell'operatore in questo momento ha messo in campo per rinnovare quel centro. E a breve sarà inaugurata un campo di beach volley e altre strutture che sono in via di costruzione. Credo che poi nell'ultimo consiglio, a proposito dell'affidamento del Breda, ha fatto già un percorso e ho ripercorso tutto quello che stiamo facendo e abbiamo fatto. Credo che a parte il campo, il vecchio campo della dominante, ogni struttura sia interessata in questo momento dall'azione dell'amministrazione comunale. Stiamo lavorando stiamo esaminando, a giorni verrà proposto un project financing sul palazzetto del ghiaccio, stiamo esaminando un project financing rispetto al centro Falk, è stato fatto un bando di gara per la gestione delle piscine che credo che, come dire, indipendentemente dalle critiche che si possono fare, ha modificato sostanzialmente l'idea e il rapporto con il gestore.
di quella struttura. A breve credo che partirà la costruzione della tensostruttura e credo che da questo punto di vista tutti questi esempi dimostrino, o alcuni di questi esempi, come dire, un protagonismo dei soggetti coinvolti nel mondo dello sport. E credo che questa sia la cosa che tutti quanti ci aspettavamo che avvenisse e sta avvenendo, e sono tutte strutture che la nostra città ha e che sono coinvolte da queste operazioni. Per cui io credo che in realtà sarebbe ora, e da questo punto di vista chiedo che sia il Consiglio Comunale o che sia la Commissione, di cominciare a parlare e a discutere invece su quale idea non più degli impianti sportivi abbiamo in questa città, ma su quale idea di sport vogliamo per questa città. Un ragionamento una volta tanto non legato semplicemente alle strutture e quindi agli edifici, ma anche di che cosa deve essere la promozione dello sport. E qui pongo una questione molto semplice. Per esempio, rispetto alla bocciofila, che è stato oggetto di discussione più volte, noi pensiamo che un'amministrazione comunale in questo tempo, in quest'epoca, debba ancora favorire in primo luogo l'agonismo? Io qualche dubbio ce l'ho. Non ho una certezza, credo che però di questo si debba discutere. Credo che invece, per esempio, il sostegno ad altre attività, come la promozione dello sport per i giovani, vada messo, come dire, al primo posto in un'azione di promozione dello sport, o per esempio lo sport legato alla disabilità. Nei prossimi giorni io incontrerò le associazioni sportive che lavorano già in città rispetto a questo tema, che sono tante e che in questi mesi sono cresciute, perché abbiamo acquisito una esperienza di basking, perché abbiamo una nuova esperienza di curling sul ghiaccio per disabili, oltre a già altre esperienze come quelle del campo Dordoni, dove praticano atletica degli sportivi disabili, o semplicemente all'esperienza che con la nuova gestione di sport management è stata rinforzata rispetto al nuoto per i ragazzi dei CDD, così come avviene nel tennis di via 20 settembre. Quella via non mi rimarrà mai in mente. Ecco, io credo che di questo dobbiamo discutere e su questo io credo che dobbiamo impegnarci. Onestamente, torno alla Carmellongo, che ieri sera è stata, come dire, evidenziata come il totem dello sbriciolamento dei nostri impianti sportivi. Ci arrivo dopo aver fatto un elenco degli impianti su cui siamo impegnati. Ho perfettamente presente quello che è la Carmellongo. Quando ho scelto come amministratore di chiudere la Carmellongo, ho fatto una scelta difficile e impegnativa. Ricordo anche che sono stato oggetto di striscioni che mi hanno additato come persona, adesso non ricordo quale fosse lo slogan, insomma. Siamo in un'epoca in cui additare personalmente delle responsabilità a chi governa è di gran moda, è un'abitudine pessima che ricorda anni peggiori di questo Paese, perché io credo che noi dovremmo abituarci a discutere nel merito delle scelte piuttosto che additare responsabilità ed esporle soprattutto in termini anonimi, perché quelli erano anonimi. Quindi ho presente perfettamente la scelta dell'amministrazione comunale, è stata una scelta, come dire, di economia, cioè di non investire più risorse in una struttura oramai molto vecchia, soprattutto, come dire, con la previsione che si è avverata in queste settimane della costruzione di un centro sportivo da parte dell'imprenditore Caltagirone sulle proprie aree, disegnato e progettato, come dire, dal CONI. Chiudo parlando di emergenza abitativa, perché, e la farò brevissima perché ci siamo presi tutti l'impegno di tornare in commissione dopo questa tornata lunga di commissioni dedicate al bilancio, però ci tengo a precisare una cosa e credo che sia giusto che rimanga a microfono. Non esiste patrimonio comunale sfitto e non affittabile, cioè non esistono edifici, case popolari del comune di Sesto occupate abusivamente o che siano in condizioni da non essere affittate. Esiste un grande patrimonio di ALER, di case non affittate,
in gravi difficoltà, e anche su questo l'impegno degli uffici dell'Agenzia della Casa sono stati per ottenere delle assegnazioni da dare in stato di fatto. Vi assicuro, esperienza non facile, perché come tutti quanti sanno, relazionarsi con ALER non è una delle esperienze più semplici, ok? Ovvio, abbiamo anche in questo caso cambiato e modificato profondamente la nostra politica. Sicuramente bisogna fare di più, bisogna concludere l'accordo della 431, quello rispetto ai canoni moderati, però vorrei ricordare a tutti che in questo caso l'amministrazione comunale si presenta come facilitatore di un accordo, cioè ci devono essere le parti sociali che raggiungono l'accordo, e anche questo non è sempre facile. Chiudo veramente, Presidente, per dire che ovviamente sulle proposte che sono state fatte ieri sera, cioè quelle che si riferivano a locare, che era stato promosso dall'amministrazione comunale di alcuni anni fa, bisogna tornare a ragionare. Così come ringrazio il consigliere La Miranda per avermi sottoposto una proposta che va più o meno nella stessa direzione. Però mi tolgo un sassolino. Quando in questo Consiglio Comunale, molti anni fa, quel progetto fu presentato dall'amministrazione comunale, all'epoca l'opposizione era assolutamente contraria. Grazie. Grazie al Vice Sindaco Rivolta. Adesso parla l'Assessore Mondrazio, prego. Grazie. Allora, in primo luogo alcune precisazioni, visto che sono state dette alcune cose sbagliate. Per l'ottava volta, credo. L'importo della Tari dell'anno scorso era a preventivo alto e si è verificato il risparmio, non per scelta politica, ma per obbligo tecnico. Spero sia l'ultima volta che lo devo ripetere. Lo dirò un'altra volta, sì, temo di doverlo dire un'altra volta, pazienza. L'ho anche scritto, tra l'altro. Vabbè. Le aliquote della città di Sesto non sono al massimo, come invece è stato detto ieri. È stata fatta negli anni la scelta di agire con equità la leva fiscale, non è al massimo l'IRPEF, 0,6 invece che 0,8, 18.000 di esenzione invece di 0. Non è al massimo la tassa sulle insegne, che è la più bassa della provincia di Milano. Non è al massimo l'IMU sui negozi, sulle attività artigianali, sui capannoni industriali, su altre cose, tutte scelte che lasciano ai cittadini e alle imprese nelle loro tasche quasi 10 milioni di euro. L'imposta di soggiorno non è un'entrata spot. E lo dimostrano due fatti, uno più generale rispetto all'apertura di numerosi alberghi in città, che confermano quindi l'appetibilità della nostra zona anche per questo tipo di turismo, insomma di attività economica, e lo conferma il trend del 2016 rispetto al primo trimestre. È stato effettuato appunto il versamento da parte degli alberghi a metà aprile, che conferma il trend dell'anno scorso, per cui 105.000 euro incassati nei primi tre mesi del 2015, 109.000 euro incassati nei primi tre mesi del 2016. Quindi chiaro, quest'anno non ci sarà Expo, vedremo come andrà a finire, ma comunque il trend conferma il fatto che è un'entrata di fatto strutturale del nostro bilancio e non un elemento spot che finanzia spese. Nel merito del dibattito, io penso che ognuno ovviamente, soprattutto in questo luogo, interpreta il proprio ruolo politico come meglio crede, facendo proposte, criticando in maniera costruttiva, oppure lamentandosi e ripetendosi sempre le stesse cose e soprattutto banalizzando quello che gli altri fanno. Sono tutti modi legittimi, ovviamente, alcuni dimostrano forza, altri debolezza, alcuni dicono che si vuole bene alla città, altri no. È stata banalizzata e credo e spero in realtà artatamente sminuita, perché se veramente si credesse sarebbe miopia quantomeno, sono state artatamente sminuite alcune cose. La riorganizzazione, il tema del mantenimento dei servizi, il tema del bilancio partecipato, della partecipazione, l'impegno per lo sviluppo economico della città.
La riorganizzazione è stata una scelta la scelta di rivedere profondamente il funzionamento dell'ente per renderlo più efficiente per i cittadini e per le imprese, non sostituire chi va in pensione, siano essi dirigenti o siano essi dipendenti, non è una scelta facile, non è stata una scelta facile accorpare servizi o interi settori, ha costretto tutti a ripensare il proprio modo di lavoro, a lavorare di più. E non è stata una scelta banale o scontata quella di investire di più sulla formazione dei dipendenti, tutte cose che vanno insieme ovviamente a un processo riorganizzativo, come farebbe qualunque azienda. Non è ovvio e dovuto il mantenimento dei servizi, l'ha già detto bene chi mi ha preceduto, non è ovvio e dovuto, io lo traduco non ovviamente con altri termini rispetto a quello dei miei colleghi, perché la somma della tassazione locale e dei trasferimenti dal 2012 ad oggi ha portato a meno 3 milioni di euro. Il settore socio-educativo più la casa sono aumentati per quasi 2 milioni di euro. Non è una cosa ovvia e dovuta alla routine, il tradizionale tran tran, sono scelte ben precise di redistribuzione della spesa e scelte ben precise nelle direzioni verso il nostro progetto di città inclusiva e di città accogliente. Il tema della partecipazione, non è che oggi parliamo di bilancio partecipato come un fungo che nasce nel deserto. La partecipazione è il metodo abituale dell'amministrazione, è una scelta strategica che non nasce oggi. È una scelta strategica praticata in diversi contesti, praticata col tavolo del commercio, per cui ringrazio anche il presidente Torraco, è praticata con le iniziative partecipatissime di bene comune di tutta mia la città, con l'esperienza della Casa dell'Associazione, con la call per la rivisitazione dello Statuto Comunale. Oggi abbiamo uno strumento in più che si affianca a tutti questi. Rispetto all'impegno per lo sviluppo economico della città, visto che è stato ampiamente citato giustamente il rapporto di Assolombarda, io cito brevemente un paragrafo del piano strategico di città metropolitana che, come saprete, è stato recentemente approvato. Attrazione degli investimenti, misure per agevolare la localizzazione di nuovi investimenti sul territorio. Fa parte della sezione dei progetti di città metropolitana. Finalità dell'iniziativa è agevolare la localizzazione sul territorio di nuovi investimenti imprenditoriali, dando certezza sui tempi burocratici necessari per l'insediamento di nuove attività e mantenendo in più stretta comunicazione le iniziative finalizzate a captare le intenzioni di investimento degli operatori economici con l'offerta di aree per attività economiche che i comuni nel loro complesso possono mettere a disposizione. Il progetto nasce da una proposta di Assolombarda Confindustria Milano Monza Brianza, che su questi temi già collabora con Invest in Lombardy, che è diciamo un articolato della Camera di Commercio di Regione Lombardia, e con il Politecnico di Milano. La città metropolitana di Milano interviene con un ruolo di promozione istituzionale e coordinamento dei comuni da coinvolgere, a partire dalla sperimentazione che sarà avviata con il comune di Sesto San Giovanni. Quindi noi siamo il comune con cui Assolombarda, e sta scritto nel piano strategico della città metropolitana, sperimenta un nuovo progetto per agevolare gli investimenti sul territorio metropolitano. Si vede che lavorare quotidianamente per l'attività del territorio, essere l'unico comune ad azzerare la fiscalità locale, evidentemente per i primi due anni per le imprese, come sapete, evidentemente serve e comunque è un ottimo biglietto da visita per chi vuole venire nella zona metropolitana. Sulla città della salute e della ricerca non mi dilungo perché penso che se ne parlerà anche dopo. Comunque brevemente, il comune, come saprete, ha promosso la nascita del comitato scientifico, ha fatto una serie di convegni in generale sul progetto, sul tema delle bonifiche, sulle opportunità connesse all'insediamento della città della salute e della ricerca per lo sviluppo economico. C'è il quotidiano lavoro dei nostri uffici, c'è un'amministrazione che fa anche quello che altre istituzioni
costruzioni non stanno facendo, le bonifiche procedono, il prefetto ha visitato la zona, tutte cose che sono certa avrete visto e seguito. Insomma, c'è chi sta lavorando, chi ha un suo progetto di città e fa tante cose e chi sta a guardare. Chiudo con i ringraziamenti, innanzitutto per il sindaco e la giunta, per il supporto e per la profonda condivisione politica nel percorso del bilancio sulle scelte che tutti insieme abbiamo fatto. Luca Finazzi per il supporto nella gestione di questa partita e gli uffici, la dottoressa Orsetti, il dottor Esposito, tutti i loro collaboratori, da quest'anno appunto con anche l'ufficio tributi nello stesso settore a proposito di riorganizzazione. E quindi appunto rinnovo il ringraziamento a tutti quelli con cui abbiamo collaborato in queste settimane. Grazie all'assessore Montrasio. Adesso la parola al sindaco Monica Chittò. Prego. Grazie Presidente. Un primo ringraziamento io lo voglio fare a tutti i miei assessori che pur nel breve tempo hanno risposto dando assolutamente un disegno molto organico e coerente di che città noi vogliamo, con buona pace di tutti quelli che ieri sera hanno continuato a dire che noi non abbiamo una visione di città. Per punti, città della salute e della ricerca, ci è stato rimproverato di non valorizzarlo sufficientemente in questo bilancio. Certo, perché noi lo valorizziamo tutti i giorni nel nostro lavoro e nelle nostre iniziative. Il progetto continua, sì, il progetto continua e vorrei far vedere alcune diapositive che ovviamente i consiglieri comunali conosceranno già di che cosa sta accadendo in queste aree, nell'evoluzione che vedrete e andrà avanti a scorrere mentre io parlo. Il progetto continua e sappiamo ovviamente che ci sono forze economiche che sono sempre state ostili a questo progetto, che continuano ad esserlo in continuazione, così come ci sono state e continuano ad esserci forze politiche che sono ostili e che sono assolutamente trasversali. Ma anche forze cittadine sono ostili, o almeno io le considero tali, soprattutto quelle che hanno un approccio politico del tanto peggio, tanto meglio, che è il male di questo Paese. Così come lo sono anche quelle forze politiche che pensano che quelle aree siano un terreno vergine che viene consumato. Quello è tutt'altro, ripeto per l'ennesima volta, che un terreno vergine, perché è un terreno che è già stato molto, molto, molto consumato. E quello che sta accadendo e che viene documentato in queste immagini è un progetto, da un punto di vista ambientale, tra i più importanti d'Italia. Viene bonificato un terreno che è enorme e che è assolutamente precluso all'utilizzo dei cittadini. Ecco, quando parliamo e ci riempiamo tutti quanti per la bocca di interventi ambientali rispetto al tenere ferme le macchine un fine settimana, ecco, forse queste immagini valgono molto di più di che cosa voglio dire recuperare e restituire una dignità anche al percorso di evoluzione della città. Un dibattito, quello a cui ho assistito ieri sera, assolutamente decontestualizzato dalla crisi che sta vivendo il nostro Paese a partire dal 2008, come ha ben detto l'assessore Innocenti. Decontestualizzato e decontestualizzare, da mio parere, per la politica è un grosso limite. Decontestualizzare il dibattito politico sul bilancio, che è l'atto politico per eccellenza di una città, è un limite enorme per la politica. Un grosso limite soprattutto se ci si era, e probabilmente, ovviamente, giustamente lo si farà ancora, messi a disposizione della politica per governare la città. In questo momento di populismo imperante, ecco, io quello che ho visto che anche questo Consiglio Comunale non è assolutamente immune. Quest'Aula, soprattutto dalla parte della minoranza, non lo è stato affatto. Non ci si rende conto di quanto sta accadendo nel Paese. È chiaro, perché non posso non pensare che sia fatto in modo strumentale. Non è stato fatto in modo strumentale, troppo intelligenti siete, e quindi non riuscite a vedere che cosa accade fuori dal cartello di Sesto San Giovanni, medaglia d'oro alla Resistenza.
E però devo dire che con un certo orgoglio i partiti fanno ancora la differenza. I partiti ci sono e sono uno strumento, anche se indebolito oggi, ma l'unico strumento che può ancora garantire la tenuta di alcuni processi. Progetto della città, della salute e della ricerca, che è un progetto di tutti, non è un progetto di parte, che sia ben chiaro, però mi stupisce sempre vedere come se le cose procedono è merito di Regione Lombardia, se le cose per un qualche motivo hanno degli inghippi, la colpa è del Comune. Aspettiamo di vedere il TAR definitivamente che si esprima il 4 o il 5 di maggio, non lo so, e poi speriamo che tutto possa procedere con maggiore tranquillità, ma senza mai abbassare la guardia, ovviamente. E quando parlo della politica attraverso i partiti e l'importanza che hanno nel governo di una città importante come Sesto San Giovanni, penso ad esempio ad eventi importanti come quelli dell'ex Alstom e General Electric. 40 sindaci che vengono qui ad ascoltare me, non vengono per la mia bella faccia ovviamente, ma vengono perché nei loro territori, in ciascuno dei loro territori, sta accadendo la stessa cosa che sta succedendo a Sesto San Giovanni. Chiudono aziende, chiaro? È chiaro a questo Consiglio Comunale che chiudono aziende in Italia? O devo portarvi tutti quanti, pagandovi io il biglietto, al Ministero dello Sviluppo Economico, che, come dire, andare è come prendere il bigliettino dal supermercato per vedere quante sono le aziende che stanno chiudendo? Perché questo sta accadendo. E io devo dire che come si concluderà la vicenda non lo sappiamo. Non lo sappiamo di certo, ma certo è che a quel tavolo noi ci siamo, noi come amministrazione comunale, al Ministero dello Sviluppo Economico ci siamo, grazie ai partiti che tutti quanti si sono messi in gioco, dal Partito Democratico, Federazione della Sinistra, SEL, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Movimento 5 Stelle, tutti questi hanno agito a diversi livelli, dal regionale al livello locale, perché Sesto San Giovanni a quel tavolo ci possa essere ogni volta e sappia veramente che cosa succede. Non sappiamo come finirà, ma io questi partiti li devo ringraziare tutti, ed è qui che pur in un momento di debolezza politica di questo paese fa vedere quanto i partiti ancora hanno una loro forza e una loro dignità. Una lettura di Sesto fuori dal mondo, sì, anche quando si parla di bandi, perché una dei cancri di questo paese sono i continui ricorsi, permettetemi la battuta, qui abbiamo due avvocati, sanno benissimo, no? Ci sono aziende che hanno uffici legali molto più numerosi che non gli uffici tecnici. Bene, che ben venga allora una riforma nazionale nella quale chi vince, vince. Se chi vuol fare ricorso, fa ricorso, nel momento in cui vince il primo paga e se no le cose vanno avanti. Perché non è possibile che per ogni sputacchietto che si fa ci sia un ricorso che blocca. Ma mica il bando della mensa. Qui si sta bloccando il paese, è chiaro? Con buona pace degli avvocati, che rispetto, che probabilmente invece sono gli unici che riescono ovviamente ad avere un loro tornaconto. Ma soprattutto quello che più mi ha colpito è il silenzio assordante di quale progetto volete voi per la città. Io non l'ho sentito, ho ascoltato con grande attenzione. Io non l'ho sentito affatto, o meglio, l'ho sentito dal consigliere La Miranda, col quale posso anche non essere d'accordo, su alcune cose sono d'accordo, su altre non sono d'accordo, ma è stato molto chiaro. L'ho sentito dal consigliere La Miranda, l'ho sentito dalla consigliera Franciosi, con la quale appunto non sono d'accordo su alcune cose, però ecco, mi permetta però soltanto una cosa, cioè questo aspettarsi sempre che sia l'amministrazione comunale a fare i compiti per poi correggerli, è francamente un po' poco maturo, secondo me, come atteggiamento di un consiglio comunale. Abbiamo parlato dei tempi, questo benedetto statuto che è stato in discussione in commissione consigliare per un anno. Beh, insomma, alla fine l'ho dovuto presentare io, la discussione per un anno l'avete fatta voi, sono in ritardo io, mi sento tirare le orecchie del prefetto perché si è in ritardo. Benissimo, lo stesso vale per il regolamento della partecipazione, cioè se non lo prepariamo voi niente? Cioè mi sembra che il ruolo di un consiglio comunale sia anche quello di lavorare nelle commissioni, produrre documenti e fare proposte, ossia appunto quello di controllo, di dare direzione di controllo.
La visione noi ce l'abbiamo a medio e lungo termine con la città della salute e della ricerca, come ho detto, lo abbiamo anche attraverso l'aver introdotto strumenti urbanistici molto più elastici, lo avete visto, e se volete si può ulteriormente approfondire anche sulla variante del PIFAL, che deve valere questo per tutto lo sviluppo della città. E quando si parla in modo così spiccio del bilancio partecipativo, beh, insomma, non so, una bandierina, non ne ho idea, credo proprio di no. Sono pochi soldi, sono pochi, ma sono pochi in assoluto, non sono pochi per il bilancio partecipativo. E quindi forse è anche giusto che ogni parte della città, così costellata, decida quei pochi soldi dove li vuole dedicare. Perdonatemi poi un passaggio, paragonare una città come Gorgonzola che ha 20.000 sport, argomento sport, cioè paragonare una città come Gorgonzola che ha 20.000 abitanti a un impianto sportivo di una certa importanza. E avvocato Fraponi, lei sa benissimo che quell'operazione è stata fatta a fronte di un'operazione immobiliare imponente, dove lì sì è stato consumato territorio, mi sembra quantomeno il paragone meno adatto. Detto che l'impianto sportivo io non lo conosco, però me ne parla bene soprattutto il mio assessore allo sport. Si è detto anche che poco si è fatto rispetto alla manutenzione straordinaria delle case comunali o comunque del patrimonio pubblico. Dico solo gli indirizzi: Max 606, via Campestre 250, via Cairoli 53, via Leopardi 161, via Sardegna 30, via Marzabotto 40, via Cairoli 53, via Magento 88 e altri più disseminati intorno. Quindi questi sono atti pubblici, si possono leggere e ritrovare ovviamente sul nostro meraviglioso portale. Invito tutti ad andare a cercare la documentazione. Sulla riorganizzazione, l'impressione che ho avuto nella discussione è che non si sappia di che cosa si stia parlando. In realtà il consigliere Tremolada l'ha detto molto bene, ma lavorando in un'azienda sa bene che cosa vuol dire riorganizzare una, come dire, impresa. Però probabilmente, nonostante si sia spiegato molto bene, è molto più facile non ascoltare oppure far finta di non capire. Quello che è successo con la riorganizzazione è anche una cosa molto pratica, quello di liberare spazi del comune che verranno utilizzati diversamente, quello di liberare risorse economiche ovviamente, quello per esempio di quello che partirà verso la metà di maggio, l'allungamento degli orari di alcuni servizi come quelli dell'anagrafe, il fatto di aver istituito il vigile del quartiere, potremo andare avanti con altre cose. Ridurre tutto ovviamente a una, come dire, passaggio di pensionamenti vuol dire non sapere cosa sarebbe successo nel caso non l'avessimo fatto, visto anche come stanno andando avanti le normative e le leggi nazionali. Poi l'ultima cosa su cui mi voglio soffermare brevemente, ho sentito pochi attacchi politici, veramente molto pochi, me ne dispiace, perché alla fine abbiamo noi bisogno di attacchi politici, anche politici costruttivi, abbiamo bisogno anche per correggere magari la nostra direzione. Questo è sinonimo, dal mio punto di vista, ovviamente di una scarsità di idee. Ovviamente invece ho sentito molti, moltissimi attacchi personali. E anche questo, secondo me, è un'evidenza di una povertà e di una povertà a sostenere il dibattito. È un segno dei tempi? Sì, probabilmente è un segno dei tempi, perché tutto si butta in battuta o peggio in brutte uscite, in brutte parole, per essere eleganti, ovviamente. È stato stracciato, buttato un po' nel dibattito politico il nome di un dirigente con il quale anch'io ho lavorato per tanti anni, che non ho conosciuto la professionalità e che soprattutto ho rispettato, perché fino agli ultimi suoi giorni di vita è stato qui a lavorare a fianco ai suoi colleghi, che lo venivano a prendere, lo andavano a prendere a casa e lo riportavano a casa. Ecco, il basso livello umano che ho sentito nell'enfasi passionale al microfono della consigliera Landucci, ma anche il fuori microfono del consigliere Caponi, mi fanno dire che da un punto di vista umano c'è ancora molto da fare. Così come, appunto, a proposito dell'utilizzo delle parole, le parole a volte sono macigni, ecco, sono rimasta molto colpita dal fatto che qualche giorno fa, su non so quale pagina ovviamente di Facebook, su una notizia orrenda, bruttissima, cioè ladri rom che senza pietà rubavano in un ospedale gioiellini a dei bambini. Una notizia tremenda.
Cioè io se li becco questi, per un anno li faccio pulire e scopare le strade, chiaro? Ma il commento di un signore che non conosco è: ma scusate, non possiamo far bollire un pentolone d'acqua, immergerli dentro e scotennarli come i porci? Il commento di una... Sì, sì, certo, è un discorso politico. Rivendico di poter fare dei discorsi politici. Non ho fatto nomi. Però una delle amministratrici del sito che è stato tanto elogiato ieri ha commentato dicendo sì, si può fare. E allora io chiedo al consigliere Lanzoni, e anche il suo pensiero sono anche le sue parole? Andiamo avanti. Per cortesia, andiamo avanti con i lavori, consigliere Romaniello. Consigliere Landucci, lei mi ha chiesto per fatto personale, prima di andare in dichiarazione di voto, prego. Allora, alla riunione dei capigruppo è venuto fuori che noi abbiamo perso, stiamo perdendo un ricorso perché la commissione, nella commissione che è stata costituita, c'è stato messo dentro un membro che non ci doveva essere messo, secondo il Tribunale. Io ho chiesto, secondo il ricorso, ho capito, vedremo intanto che ha sospeso la mensa, vedremo chi vincerà il 18 di maggio. Io ho detto... Chi è stato il responsabile che ha fatto la commissione? Allora, se l'assessore Perego, che è così umanamente colpita, non voleva tirare in ballo chi non c'era più, questa volta ci sono io, consigliera Landucci. La responsabilità politica è mia, è mia. Invece la consigliera, l'assessore Perego ha detto è stato il responsabile del procedimento, era il dottor Capodieci. Quindi, no, perché io avevo detto, perché secondo me, prima di sapere chi fosse, se perdessimo il ricorso, noi dovremmo chiedere, fare un'azione di responsabilità nei confronti del dirigente. E l'assessore Perego ha risposto, era il dottor Capodieci che è morto. Io vorrei capire dov'è l'offesa che ho fatto io al dottor Capodieci, perché queste sono state... Chiedo a Caponi che era presente, se non sono, perché questo ha detto lui, che sono state queste le parole. Io ho detto che in caso di condanna del Comune di Sesto per aver sbagliato la commissione, bisognava fare un'azione di responsabilità nei confronti del responsabile del procedimento. Devo dire che un mio collega, che è esperto di diritto amministrativo, mi ha detto che non è vero che è così. Perché siccome il dottor Capodieci è mancato, è chiaro che qualcuno gli è subentrato. Per cui è evidente che in questo momento il responsabile potrebbe essere quello, e in primis il segretario. Perché il segretario generale è il responsabile della legalità del procedimento. Quindi io credo che se noi venissimo condannati, noi potremmo fare delle azioni di responsabilità. Per cui io non mi sento affatto colpevole, trovo veramente vergognoso da parte degli assessori e del sindaco queste accuse del tutto personali, del tutto gratuite, prive di qualunque senso. Cioè non avete detto una parola sui problemi che noi abbiamo sollevato. Cioè non avete potuto dire che la Carmen Longo... Mi scusi, consigliera Landucci, un attimo, allora, consigliera Landucci, per cortesia. Perché le uniche cose che sapete fare sono gli attacchi personali. Consigliere Landucci, tutte le vostre compresa l'aria, presumo che ha terminato con il fatto personale. Dei giovani assessori. Grazie. Si rivolgono a persone dicendo, ma insomma devo ripetere per l'ennesima volta. Per fortuna, voi siete molto intelligenti, noi siamo molto meno intelligenti di voi, questa è una vostra disgrazia. Consigliere Landucci, c'è la dichiarazione di voto dopo, grazie. Cioè grazie. La vostra maleducazione è veramente degna di migliorare. Per cortesia. Per cortesia, io gli ho dato la parola come fatto personale, perché lei si è sentita toccata in qualche modo.
però io prego tutti, prego, di non nominare più quella bravissima persona che è il... Come non la... Da parte mia, almeno, vi invito, l'ho fatto ieri sera e lo faccio stasera. Lasciamo le persone che riposano in pace, in un mondo migliore di questo qua. Grazie. Procediamo con la dichiarazione di voto. Inizia il gruppo Gioni 60. Scusi, Presidente, ma gli emendamenti non li votiamo? Chi è che parla? Ci sono gli emendamenti, no? Gli ordini del giorno non li votiamo. Mi scusi, all'inizio ho fatto la premessa come... Scusi, non avevo sentito, non ero allora, presente. Porti pazienza, grazie. Facciamo, puoi spegnere? Facciamo la dichiarazione di voto. A seguire andiamo in votazione delibera per delibera e poi... Quando arriviamo alla delibera interessata dell'emendamento dell'ordine del giorno, votiamo prima l'emendamento, poi l'ordine del giorno e poi la delibera, che è la 15, quindi è una delle ultime delibere. Quindi adesso con la dichiarazione di voto su tutto il bilancio... Scusi, Presidente, ma di solito queste cose non le decidiamo alla Capigruppo e non l'abbiamo decisa alla Capigruppo questa cosa. Allora, cioè, no, nel senso è la prima volta che facciamo così, poi se tutti gli altri siano d'accordo va bene, ma no. A me sembra che di solito discutiamo di queste cose alla Capigruppo, giusto? No? Ok, visto che, cioè, anche perché l'anno scorso, anzi, il regolamento non dice che entro le 22 vanno votati gli emendamenti per poi andare in dichiarazione di voto. Scusi, No, ma nel senso, poi voglio dire, riuniamoci un attimo come capigruppo. No, non ho capito, scusi, dov'è il problema? Perché qui c'è il verbale no, dell'anno scorso. Mi scusi un attimo, mi fa parlare. No, mi ha chiesto allora, qual è il problema, io le rispondo. Può chiudere, grazie. Allora, intanto c'è un prospetto votato e approvato dai capigruppo. Da 2 o 3 anni che facciamo la stessa prassi, identica, e c'è un verbale di registrazione dell'anno scorso, che glielo leggo. L'ultima serata, il 28 aprile, dalle 20 alle 21, illustrazione, discussione, emendamenti e ordini del giorno. Punto. Lei non c'era, non era presente. Dalle 21 in poi, la replica dell'amministrazione, dalle 21.45 alle 22.30, la dichiarazione di voto, alle 22.30, termine perentorio per inizio e votazione. Grazie. Dicendo che non hanno avuto ma comunque se è un problema per l'illustrazione al momento della delibera dell'emendamento possiamo ancora illustrarlo, nessuno ci corre dietro non capisco il problema veramente.
Allora, come ufficio di presidenza, sospendiamo 5 minuti così programmiamo meglio il lavoro. Grazie.